Oggi Mario avrebbe compiuto 36 anni. La sua breve ma intensa vita è per noi motivo di orgoglio per ciò che ha seminato, perché ancora oggi, a distanza di tempo dalla sua scomparsa, sono molte le testimonianze di persone che l'hanno incrociato e l'hanno amato. Questa targa apposta qui, in questo luogo, dove lui si è divertito, ma dove ha anche imbastito relazioni di amicizia duratura, ha per noi un significato affettivo molto importante. Questo, sapete, abbiamo già detto, è un momento difficile per noi, in quanto la vicenda di Mario si vuole procedere ad un'archiviazione. E noi ribadiamo che la morte di nostro figlio è un chiaro omicidio. Ed è per questo che, per affermare questa assoluta certezza, noi chiediamo, come oggi, alle istituzioni, un sostegno. Lui si è sempre sentito una persona libera, nel senso che ha seguito, lui è stato sempre un ragazzo, un sognatore, questo sicuramente, con la testa per aria, ma sempre con i piedi per terra. E forse questa è la maniera per lui di sentirsi libero, cioè di immaginare diciamo, un mondo migliore con la testa, con il cuore soprattutto. Ci sentiamo sostenuti davvero, davvero ci sentiamo sostenuti in questo difficile percorso di verità. In questa giornata a me ha commosso molto perché finalmente le autorità ci sono state, cioè ufficialmente vicino. Con questo riconoscimento di questa targa abbiamo sentito la città che ci ha accolto e sta accogliendo la causa di Maria per verità e giustizia. Dignità per questa storia, che non è solo la storia di un cittadino napoletano, di una famiglia napoletana, di questa comunità, ma è la storia di un cittadino di questa nazione, ed è questa nazione, le istituzioni di questa nazione che si devono impegnare per chiedere verità e giustizia su questo caso.